Sono un bravo ragazzo! Un po' fuori di testa! Bentornati a tutti voi, io sono Mattia, loro sono gli iPants. Trovate bene a Samsara, eh? Sì. Cioè, tu dove vai? Sì. Devi andare a lavorare? Io vado via. Ah, va bene. Vai, vai, battere! Come battere? Tratti così, la gente. No, beh, perché adesso gli devo parlare che dopo bisogna fare delle cose qua a Samsara. Cosa devi fare? Fai lo schiocco. Fai lo schiocco, fai lo schiocco. Come fai lo schiocco? Fai lo schiocco. Cosa fa? Oggi Jody non sta sopra. Red, vieni pure te. Oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, non sta qui. E spariamo tutti. Ma non era diversa la gag. Beh, allora vai a fanculo, fai la sola via, sono io. Grazie. Come potete notare, oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui. Jody, cosa vuoi? Jody, anche oggi ci vogliamo bene. Beh, molto bene, in questa ultima puntata. Ciao Jobs. Ciao. Siamo qui oggi, Jody, per commentare l'ultima puntata di Temptation Islandone 2021. Finisce qua, si chiude tutto. Con dei falò. Semplicemente con dei falò. Per questo fantastico video, l'ultimo della stagione, vi chiediamo 50.000 likes. 50.000 likes in 24 millisecondi. È impossibile, non parte neanche il video. Che ne sai tu? Ebbene Jody, ti sei messo anche gli occhiali? Sei pronto? Sei sì. Michael Jody adesso? Sì. Bene. Allora sigla! Jody, l'ultima puntata, Jody. Sì. Sei pronto? Sta arrivando al paradiso qualcuno. No. Nel paradiso, fischia! No. Dio. Oh, Dio. No, raga. Ma perché? Dovevamo sbocciare, siamo arrivati all'ultima puntata. È l'ultima puntata, quindi... Jody, ormai sei uno sbocciatroie. No! Come va? Tutto bene. Vedo la mano, ormai si può dare. Oggi c'è uno spitone, sta arrivando. Un spitone? Non so quando. Uno spitone, mi hanno detto così. Tappa finale di questo viaggio nei sentimenti delle nostre coppie, Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro delle Piane. Ci eravamo lasciati col falò di confronto di Antonella Elia e Pietro dei Piedi. Pietro delle Piede? E che a me piacciono i piedi. Guarda che io adesso impazzisco. Oh! Impazzisco io. Sto botte, cosa fai? Comunque l'ultima puntata faceva sempre col pubblico, eh? È vero. Ti ricordi? Bello. Tutto questo è Temptation Island. Sì. Grazie Filippo. Grazie ragazzi, va a dedico sta puntata. Just gonna stay and watch me now. Because I love the way you Jody. Un giorno prendila. No! Prendila. Quanto può cambiare una lettera? Una lettera cambia tutto. Riprendiamo il racconto dove l'avevamo lasciato e occupiamoci di Antonella Elia e Pietro delle Piane. Prendiamo il racconto da dove l'avevamo lasciato. Dove? Antonella Elia e Pietro arrapato. Beh. Ma sto piede che si confonde col paradiso dietro? Paradiso del piede. Ah, stiamo girando nel paradiso, è vero. Sì, in realtà è il Samsara, però più o meno sono le stesse cose. Vedranno insieme le immagini del presunto bacio alla single Beatrice. Occhio che io vedo tutto, oggi. Questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio. Ecco il secondo indizio. Secondo indizio cos'è? L'ospizio, vedi dove lo portano tra poco. Mazza, ma siamo carichi oggi. Oggi siamo carichissimi. Jody, io so perché tu sei carico. Lo sai. Gente, voi sapete perché Jody è carico? Diciamolo, Jody! Lo posso dire io? No. È carico perché in realtà è scarico. Pensavo fosse una serata bella, invece non mi sembra una bella serata. Mi sa proprio di no. Sta sudando i piedi. Sudando tutto. Adesso si vedrà quando ha fatto fichi fichi. Pubblico, ma voi andreste mai in un reality a fare fichi fichi? Nel reality? Sai che sei nel reality? Sì. Il nostro fotografo. Aspetta, sì. Perché magari il pubblico vuole un fichi fichi. No. Voglio vedere la faccia di lui adesso. Stavamo prendendo le caramelle. No, ma che cagare vai. Ma come caramelle? Sì, la liquirizia. No. Gradisci un po' d'acqua? No, ho già preso il grazie. Guarda, sta arrivando lui. Sta venendo. Sta arrivando. Non vi fidate del Pietro. Come se m'avessi dato. Vediamo la faccia. Sì. Lei comunque è fiera perché sa di metterlo nel sacco. Ah, questo è il momento Pablo Escobar? Sì, qua Narcos. Attenzione. La faccia. L'ho baciata. Ma che? Ma l'hai detto lui?
Madò! L'hai baciata. Ma che ho baciato? Ma sbocchi. Ma... Che ho baciato! Ma va un cavolo. Neutral. Neutral. Neutral? La marca del preservativo. No, no. Lei piange, eh sì, perché pensa alle peggio cose. Beh, bocca diciamo ciuccio, che è abbastanza inequivocabile. Bocca ciuccio. Ecco, ecco, ecco. Pubblico, voi sapete cos'è un bocca ciuccio? No. Lo immagino. Mi fa schifo. Ma che schifo. Sei una merda. Gusto! Schifoso, no. Ma potrebbe essere davvero mia nipote. Non sto... Dai, tiraglielo. Vai. Faccio davvero sì, brutto, porco, schifoso che non sei altro. Mi fai ridere. Ma che male... Oh, aia. ancora! Hai detto l'ho baciata. Pensa, non mi ricordo una... Gli ha leccato i piedi lui, a lei. Quel rumore lì era... Come fai a non ricordarti se hai dato un bacio? Ma secondo me Antonella Elia voleva ricordargli una cosa. Cosa? Mia figlia le caramelle, dai un bacio a una. Oh, ma ci prova, eh? È un peccato vedere te che mangi le caramelle, ma con no, due. Mi sono, ci ho pensato che ci siamo abbracciate e poteva sembrare che... qualcosa. Perché lui quando mangia le caramelle si abbraccia con la gente. Certo, ma perché almeno le assapori di più. Le digerisci meglio, certo. Così, no? Ti do lo zippo, a te il calippo. Da Pietro, pazzi. Ma perché hai detto l'ho baciata? Tutto per i piedi. L'hai baciata? Ma non mi ricordo, l'ho baciata, le ho baciate. Non si ricorda. Ma fai a non ricordarti, no, dai, perché, ma che pirla sei? Io non gli credo e dopo tutti gli insulti che mi ha girato, eppure che tra 10 anni andrò in una casa di riposo. Ecco. No, dai, no, è vero, Anton, è vero. Mi hai offeso così profondamente. Dio, Antonella! Che mi hai fatto sentire vecchia, brutta. Sì. Secca. Arida, che mi faccio schifo da sola. Asessuata. Sono delle ragazze fantastiche queste. Sono brave ragazze, un po' fuori di testa. Pietro. Sì. Io spero che tu non esca di qua come un coglione, perché io ti voglio bene, spero veramente che comunque tu in qualche modo ne esca bene. No, ma insomma, non è possibile. Per come è entrato? Se ho detto tutte quelle cose è solo perché si è innescato un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo. Cosa vuol dire? Questo meccanismo si chiama autori. Esatto. Si chiama redazione psicologi. Quando imparerai ad avere il controllo? Ah, forse controllo è la marca di preservativi. Ah, il controllo. Control. Lui ha perso il controllo. Sì. Antonella, ce l'ho il controllo. Ah, ce l'ha. Io non posso guardarti che mi fai schifo. Schifo! Non ti ho mai a questo punto la domanda la devo fare a te. Fai la domanda. Ah, la domanda finale. Vai. Faccio. Quella la mia risposta è che io vorrei andare via con lei. Vuoi andare via con lei adesso? Antonella, decidi di tornare a casa sola? O con Pietro? Decido di tornare a casa sola. Brava Antonella, così si fa tira fuori le balle. Torna a casa con i miei piedi. Pietro, vuoi dire qualche altra cosa? Io. Ma che non dici? So. Ma vai a casa, vai. Cerca di vai a dormire. Vai a dormire. Pietro, vai a dormire. Vai. Cioè, tu mi lasci perché io ho parlato un po' di più? Sì. Per quello mi lasci? Sì. Sì. E non dovevi andare in uno sgabuzzino? Ma come mi dovevo. Oh, senza. No. Pietro, mi dispiace. Veramente, io ti voglio bene, ma non voglio stare con un uomo come te. Non mi sembrava che fosse detto con affetto. Vabbè, pazienza, ho sbagliato. Io pure ho scherzato sulle cose. Basta, Pietro, vai a casa. Vai a dormire. Mamma mia. Sai cosa devi fare in questi casi? Prendi un sandalo, lo lanci e lui si sposta. È Antonella, tutto. Ho sbagliato e mi devi perdonare. No, non ti perdono. No, mi devi perdonare. No, mi devi perdonare. No. Ho parlato troppo, ho fatto qualche stronzata. Dammi la possibilità di farne altre. No, non sei più tu. Non sono Pietro, più io. Pietro, io non ti riconosco nemmeno guardandoti. Sei così abbronzato che sembri... Ero arrabbiato. Me demagno, Giovi. Non ti guarda, ti prego, non mi puoi fare così. Ti prego, Filippo, torna con me. Io non torno. Ti prego, torna. Questa scena. Io e te fuori da qui. E adesso Eros Ramazzotti, io e te fuori da qui. Fuori da qui, io e te fuori da qui. Lo vedi che adesso è arrabbiata? Ti contavo. Quindi bene, secondo giorni. Me in questo momento. Arrivo là. Arrivo là. Ballerà. Ciao, grazie. Ciao, Antonella. Ciao Antonella, la faccia dei piedi. Salute i piedi con questo slow motion, il nostro Pietro dei piedi vi saluta. Ma cosa accadrà? Cosa accadrà in questo mondo? Temptation Island, l'ultima puntata, piena di colpi di scena.
Allora, raga, mo dobbiamo stare tranquilli, che la puntata è ancora lunga. Ancora lunga? Allora, in questo momento noi dobbiamo far vedere il falò di Andrea e Anna. Bene ragazzi, adesso prima di arrivare, falò di Anna, Andrea, di sconforto. Ma manco il falò. Vi devo chiamare una persona. Chi è? Vi devo chiamare una persona. Ma con la voce. Aspetta, mo vado a Pia. Ma chi? Vai, ma chi? Vieni qua. Ma chi è? Giro. No. Sono un bravo ragazzo. Un po' fuori di testa. Boccia al tavolo, a Samsara qua. Io ormai non mi stupisco più di niente. Io chiedo scusa alla gestione. Alta di te. Fammi il cambio. Allora è lui l'ospite. Sì, esatto. Benvenuto nella nostra reaction di Temptation Island. Non so se l'hai mai visto Temptation Island. Un paio di volte con mia madre. Beh, coppie, cornuti, entrano lì, si fanno le corna, escono, piangono, poi vanno sulle riviste. E si rimettono insieme. Esatto, fanno placement per un anno. Ma perché faccio musica? E non lo so, vedi? Mandiamo random a Temptation. Ti chiediamo scusa se sei venuto qua a sporcarti. No, non c'è problema, sono qua con la mia amica. Allora iniziamo a vedere il falò di Andrea e Anna. Allora, Andrea e Anna sono una che ha 36 anni, 40 anni, lui ne ha 23. No. E hanno questa relazione un po' difficile perché lei vuole figli da lui. Lui invece è giovane, non vuole avere figli. In pratica te lo spiego meglio. Ci avevo nella stessa situazione passato e futuro. Vedi, lui è il figlio e lei è la mamma. Tra l'altro lo chiediamo anche a te perché tutti gli ospiti vi hanno chiesto: ti piacciono i piedi? Allora, sei feticista? Perché qua c'è un feticista dei piedi. Lui è feticista? No, no, se n'è andato prima. Uno si chiama Pietro dei Piedi, era il fidanzato di Antonella. No, dei piedi. Ti piacciono i piedi? No, a me non mi piacciono. Cioè, carini. Dai, carini. Guarda le caviglie, guardo le caviglie. Le caviglie, okay. Io guardo le figlie. Sei cresciuto? Molto. Un centimetro. No. L'hanno bastonato. Si cresce, vedi che figlio, te l'ho detto. Tenuta bene. Perché? Adesso fa. Sì. Guardate, abbiamo anche Zenith. Facciamo salutare Zenith. Vieni a fare un saluto. Ecco qua, ragazzi. Ciao, bro. Ciao a tutti. Best producer italiano. Ciao, io faccio musica. Faccio le canzoni. E nel tempo libero mi tatuo. Per capire se vuoi fare una famiglia con me. Vedi che vuole la famiglia con lui. Non frega niente. No, che lui è giovane. Lui ha 27 anni. Lei ne ha quasi 40. E lei vuole i figli da lui. Perché adesso la pretendo una risposta. E tu che hai fatto in questo percorso? Sono un bravo ragazzo. Subito, subito. Sono preso la MILF. No. Poi parliamo del resto, dammi le mani, vieni. Dammi le mani. Cosa fa? Regge le mani, cartomante. Che si parlava di mani. Già l'ami tutto. Vai. Ok. Ragazzi, mi raccomando, è importante. Lavatevi le mani e datevi le mani. Bravo. Datevi le mani. Dammi le mani. Soprattutto seccatevi. No, no. Ti ho voluto far soffrire perché se io ti lascio, dopo tu soffri per me. Ma che cazzo? Ma che cattiva è? Tu facendo questo percorso, dove volevi arrivare? E poi pensi perché a... Perché io tratto le mie conclusioni? A dare un dispiacere a chi? A chi? A tuo padre. Ma qual... Ma no! A tuo padre! E noi siamo qua per capire... Sai perché siamo qua? Per tuo padre! Allora ragazzi, andiamo per ordine. Guardiamo tutto quello che ha visto Andrea. Così parlate di quello che è accaduto qui a Temptation Island. Hai video, hai video? Adesso parte il video di Random. Esatto. Immagini. Oh yeah. Eccolo qua. Ecco, si è messo la camicia. Finalmente la sua camicia. Fallo vedere. Ho messo la camicia perché prima mi sentivo un muratore. E adesso sei un muratore fashion. Io se devo arrivare a un punto, io sono diabolica. Capito, recita, lo fa apposta. Addormentiamoci un pochino. Addormentiamoci un pochino. No, la manifac. Carezze fintissime, fintissime. Ah, oh. Pensavo solo di perire il cazzo. Oh! Oh! Schiaffo sul culo! No! No! Ma no, no, replay! No, sì, sì! Il VAR! Il VAR! Ma ancora bello sul culo! Oh, ancora? Sì, chiappe? Sì, sì. Mi sono messa in prima fila io! No! Sono una no, no, no! Amore, mi piace quel vestito. Sì, va bene, amore, te lo compro. Amore, vai a prendere il bambino a scuola perché sto lavorando. Sì, amore, vado. Cioè, sono questi i sì importanti della vita. Ah, questo no, questo è importantissimo. Lei dice che i sì importanti della vita non sono ti accompagno i figli a scuola, ti aiuto, prendere. Ti vado a fare la spesa. No, sono questi che ti facciamo vedere adesso. Però sui cazzo, cioè, come mi dice di no? A Natale col cazzo mi ha detto di sì, quando ho detto mi compri la figlia di Brillanti, mi ha detto di sì. Hai capito? Troppo facile dirmi di sì quando ti dico amore mi vai a prendere le bambine a scuola. No, per me abbiamo smontato tutta la vita di Random. Io sono
basito quando vedo queste cose, ci rimango male, perché io ho avuto una situazione del genere nella mia vita, non con una quarantenne ma con una donna che amavo, ragazza che amavo, sì, che faceva come questa qua, capito? E quindi sono particolarmente toccato, cioè, il mio lato cattivo esce in queste situazioni. La mia è così, girati. In questo modo lei sa... Il cucchiaio no! Io volevo farti stare male, te lo ripeto, io volevo farti proprio soffrire. Ma sì, no. Dici a me che sono una donna senza un'anima! Non l'ho detto questa! Cioè, ma guarda, tanto da qui usciamo separati, io già... Lei lo decide, lei! Ragazzi, il punto è... Anna, vieni qui perché si vuole mettere con me. Perché vuole un figlio e vuole sposarsi. Tu ancora non sei pronto a questo. Basta, fine di gioco. La mia domanda è: qual è la soluzione? Che cazzo ne so? Io ci sto insieme a te e le mie figlie al primo posto, guarda, non ti metto al quarto. Però lui si sta sentendo un attimo in difficoltà dopo questa cosa. È passato da essere incazzato a subire un attimo. Ho capito, ma io come fai io qui? Io qui parlo d'amore, qui non parla a me il futuro. Sì. Raga, lo sta f***ando per te. Sì, l'ha preso. Questa è la faccia di uno che ormai ha perso. Se c'ho 5 euro in tasca o ce n'ho 1000 in tasca, tu devi stare con me. Pure se c'ho 5 euro in tasca, sì, perché io ti amo, non è... Ecco, l'ha detto, è cascato, lui è cascato in tasca, io ho 5 euro in tasca, non tu! Io l'ho detto, sono stato malissimo, ho tirato la sedia, ho tirato tutto. Anna, l'unica cosa, ti prego, non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto. Oddio, cioè, quanto è... Quanto è riuscita a entrare nella testa di questo ragazzo che sta dicendo che... L'ha manipolato, proprio. Finito lui. Purtroppo mi ricorda me. Ah, perché anche tu sei stato con una ho più dignità di lei, sai perché? Perché almeno te lo dico, ti do pagami. Invece no, dammi la carta. Allora, io il 7 settembre sono libero, parlo col Palazzo della Giustizia a Milano. Ah, per il processo? Per il processo io il 7 settembre sono libero. Ok. Io c'ho una data, facciamo 9. Vabbè, no. Facciamo anche, prendiamo noi le tue veci. Cioè, vabbè, prendiamo le sue feci, dai. No, scusa. Allora ragazzi, a questo punto il passo avanti lo faccio io. La domanda, non so che. Siamo vicini alla rovina. Importante, ragazzi. Anna, vuoi uscire con Andrea o vuoi uscire da sola? Non lo so, Filippo. Cioè, se lui parla così ti dico esco da sola. Sì, se soffermiamo per ogni cosa e ne parliamo. Poi non abbiamo mai parlato, ne parliamo. Non faccio. Se ne viene a capo, Filippo, io esco da qui da sola. Così? Sei lanciata? Sei lanciata? Lei aspetta solo che lui la supplichi. No, questo è il momento che tutti stanno sperando. Perché? Usciamo da qua, capace che lo facciamo del tempo. Lo facciamo. Anna, scusa, non ho capito che hai detto. No. Fanno il bambino in albergo adesso. E allora facciamo così. Portiamo le telecamere e facciamolo vedere a tutti il bambino. Andrea, vuoi uscire da Temptation Island da solo o con la tua fidanzata Anna? Sai che cosa? Ecco, iniziata la musica triste. Andate a c***are tutti, andate. Dopo quello che ho visto è che questo è stato male, perché tu hai goduto che io stessi male. Esci da solo, prendi le palle e esci da solo. Esatto. Raga, faccio quello che non ha fatto Andrea. Esco da solo. Non è responsabilità, io ti ho detto. Sì, Filippo, esco con lui. No! Esattamente come voleva. No, finita così. Ha vinto lei. Se il tuo rumore. Che è uscito da solo? No, con lei. E allora esco da solo. No. Ma io non so che cosa. Sì, ma si può. Ragazzi, non vi fate mai intortare in questa maniera da una donna. Andrea, tu sei un bravo ragazzo. Sono un bravo ragazzo. Ecco. Però sei un po' testa di... Diciamocelo, ha ragione. Adesso andiamo con l'ultima coppia. Ultima coppia, Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina. E Manila Nazzaro, che è stato un ex Miss Italia. Abbiamo Lorenzo Amoruso anche qua. Lorenzo, ci siamo. Sei arrivato al falò di confronto finale. Falò di sconforto, vai. Se entravo io... Se entravi il mondo cambiava. Allora faccia vedere il suo volto. Il bagnino. Il bagnino senza volto, un po' tipo la mamma di Luis. Quando ci sono i sentimenti in giro. In giro, non in bagno. In giro. È un'altra situazione. Sono figo. Sono io. Comunque sia, Lorenzo. Me ne frega un cazzo, te penso. Non me ne frega. Guarda come è ospizio. Sto già piangendo. Ma lei bella donna. Lei non è male. Bella donna. Guardalo! Convinto!
detto. È fierissimo. Quella è la mia donna, guardate che figa, Italia, guardate. E sono stata bene, ho avuto un gruppo. Devo dire, siamo stati molto fortunati. Lei spalmava le creme tutti. C'è una scena dove spalma creme. Sì, 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 sì. Io non so tu esattamente cosa hai visto, però sicuramente hai visto una maniera verissima. È altrettanto vero che non porti già la collanina con le nostre iniziali, già quello. Bello. Ah, la collanina con le iniziali. Ma che tenerone. Amore. Mi sbaglio, hai detto che io vengo a Roma soltanto nei weekend? Lei è arrabbiata perché vuole che lui vada a vivere con lei a Roma. E lui sta a Firenze e lavora a Firenze, no, un programma televisivo a Firenze. Fa un quarto d'ora alla settimana. Lui lavora un quarto d'ora a settimana a Firenze e vuole stare là perché ha il cane. Lei ha due figli, giustamente vuole che lui venga va lì. Ma si chiama lui? Lorenzo. Lorenzo, dai. Avanti un altro. Ma qua spanno le creme. Noi qui prendevamo in giro i video che vediamo loro, i video. A me non mi ha mai spalmato la crema nessuno. Una cosa che non è stata detta è che la crema era autoprodotta dai tentatori. Fatta a mano, eh? Fatta a mano. Olio di gomito. Oh ragazzi, sto scoprendo muscoli che non avevo, di cui non conoscevo l'esistenza. No! Non hai quotidianità, come hai detto. Non ce l'ho, Lorenzo. Ok. Non puoi dire che ce l'abbiamo. Devi essere onesto. Devi essere un escort. Sbaglio o vado a fare la spesa a Roma? Minchia, a Roma. Minchia. Abita a Firenze, ma che sei pazzo? Ma no, ma ci sono i supermercati a Firenze. No, esatto, sono i gladiatori a Roma. Veramente, vado via, parla solo lei. Falla parlare. Io avevo detto 5 minuti, mi fa parlare 5 minuti? Non mi fa parlare 5 minuti. Ma parlare. Tanto sei diva, tu sei prima donna dalla nascita. E vuoi sempre essere al centro dell'attenzione su tutto. Miss Italia, oh! Parli con la burattinaia dicendo che non c'è... Non devi offendere nessuno. È una burattinaia, sta zitto. Ah, parla di Anna! Anna. Di Anna, la ragazza che sta con Andrea, una burattinaia. Ha detto che è una burattinaia. No, vabbè. Io non sto 7 giorni su 7 a Roma. Sta facendo... un cocktail? No, dice che non serve un cazzo. Ah. Devi abbassare i toni. E non perché sono una prima donna, ma sono una donna. Ho capito. E io mi hai smerdo in pratica. Mi smerdo? Ma... mi smerdo? Brandon, ti prego, rimani giovane per sempre, perché poi dopo devi scrivere di prostatiti. No, merdate. No, bravo ragazzi, c'è dentro l'ospizio, no. Mi fa male il colon. Non riesco a c***o con te. No! Allora, tu sai che io lavoro in radio? Io lavoro in radio. Lui? Cosa fa? Con microfono? Era destino che dovevamo stare insieme. Oh! Ma io ci credo, capito? Io ti amo, ho sempre detto che tu sei la donna della mia vita. Ma un cucciolone! Io sono scesa col sorriso, perché per me non c'era io neanche il dubbio. E l'hai visto. Ma sta a posto però. Oh! Nominiamo l'ore, amatevi, la coppia dell'anno! Lorenzo, tu vuoi tornare a casa insieme a Manila o separato? No! Aspetta. Quale casa? Quale casa? Ha fatto la battuta! Io questa donna me la sposo. Io adoro lei. Adoro i suoi bambini. Adoro tutto di lei. Adoro i suoi piedi. Tu sei feticista dei piedi. È un po' delicato. Vai tra, il nostro pubblico è abituato a questa cosa. Lo seguiamo a tutti gli occhi. Piedi. Tu ci hai detto le caviglie. Io completo tutto, il percorso. Sì, caviglie e piede. Però deve essere bello, cioè. Ma perché? Perché? Perché è la fine di un viaggio. Mamma mia! Che poeta! Ma com'è finita? Perché dopo un mese i ragazzi si sono rincontrati. Ah! Manila, Lazzaro e Lorenzo si sono rimasti insieme. Valeria e Xavi, le altre coppie che tu non hai visto, si sono rimasti separati. Sofia e Alessandro, che sono usciti insieme, si sono separati dopo. Che cavolo! Si sono separati dopo, sì, perché hanno trovato delle incongruenze, i piedi facevano schifo. Ok. Anna e Andrea sono rimasti insieme. Però non c'è ancora alcun figlio. Questo perché non sono passati 9 mesi. Esatto. Antonella Elia e Pietro dei Piedi, in realtà lo si chiama Pietro delle Piedi, ma noi lo chiamo Pietro dei Piedi, okay. Si sono rimessi insieme, però ultimamente cose di ore, di questi giorni, sono rimollati. Quindi ora lei da sola. Sapete perché si sono rimollati? Perché? Lui ha spento la luce ed è tornato nella zona nella buia. Nella zona buia e ha ritrovato le ragazze. Sì, sì, non erano più due ma erano 4. Ragazzi, tutto questo è Temptation Island. I love the way you lie. Finisce qui la nostra avventura con Temptation Island. Ragazzi, a Random, ultimo nostro ospite di questa bellissima avventura. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con... Unghie!
dei piedi. Unghie dei piedi. Schifo. Hashtag unghie dei piedi. Che potrebbero essere qualcosa interessanti. Eri un poeta prima. Era un poeta. È diventato uno schifo. Con noi, con gli pensi. Vi ringraziamo. Ci vediamo a settembre. Perché riprenderemo tutto a settembre. Andiamo in vacanza anche noi. Quindi, buone ragazzi, vacanze. Buone vacanze. Ciao. Buon Natale. Ciao raga. Si conclude qui questa gargantuesca stagione di Temptation Island, una stagione ricca di pianti, corna e schiaffi. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che sono passati da qui. Grazie Gordon, grazie Paola, grazie Q4, grazie Giulia e grazie Random. Il viaggio dei sentimenti finisce qui, ma per Jody inizia. I love the way you lie.